d'accordo, considerando che c'è anche il PNRR? Ma c'è innanzitutto un'importanza, come dire, geopolitica, trovare una forma solida d'intesa fra Italia e Francia significa dare un equilibrio diverso all'Unione Europea e rafforzare anche l'area mediterranea. Poi abbiamo interessi economici che possono essere implementati. Intanto abbiamo aziende francesi che lavorano qui, dall'Adler a Sanofi, abbiamo investitori campani, napoletani che lavorano in Francia, ma credo che almeno in alcuni campi possiamo fare molto di più. Campo del turismo, il campo dell'agroalimentare, l'aerospaziale, abbiamo una grande realtà aerospaziale e l'industria navale. Rispetto a questi due comparti produttivi probabilmente dovremo avere anche un chiarimento di fondo con i nostri amici francesi, perché dobbiamo trovare un punto di equilibrio reciprocamente interessante e vantaggioso. Le imprese campane possono essere competitive, se sì come? Le imprese campane possono essere competitive solo con la loro creatività e con la qualità delle produzioni. La nostra ricchezza vera è questa. Abbiamo un livello di qualità e di innovazione che è unico al mondo. Abbiamo i cervelli migliori che vanno a volte a lavorare all'estero perché non riescono ad essere valorizzati in Italia. Qui possiamo avere delle cose molto interessanti. C'è un altro campo nel quale secondo me dobbiamo avviare linee di collaborazione. La ricerca nel campo dell'idrogeno e la ricerca nel campo sanitario. Abbiamo cose in campo, sia noi che i francesi, qui possiamo avere forme di collaborazione davvero interessanti. Presidente, che cosa sta succedendo a Salerno? C'è un'inchiesta? C'è il sole a Salerno, il clima è meraviglioso. Per il resto, come sapete, ma ancora non lo avete imparato, queste cose non si commentano. Punto. Ognuno faccia il suo lavoro fino in fondo. Scioglimento dei neofascisti, l'avrei votata 10 volte. E sarebbe stato opportuno votarla già 10 anni fa, non ora. E sarebbe ora che l'Italia si svegliasse. Da molti anni abbiamo perduto in Italia il principio di autorità. E da troppi anni ci sono settori della società italiana che pensano che si possa fare di tutto. Credo sia arrivato il momento di affermare il valore delle leggi e il rigore delle leggi. Vorrei non vedere più immagini di automezzi della polizia in balia dei delinquenti e mi auguro ovviamente che sia adottato un termine che non è incompatibile con la vita democratica, ma è anzi uno dei presupposti per la vita democratica, la repressione. Di fronte ai delinquenti questa parola non deve fare paura. Si parla anche di scioglimento di partiti. A me non risulta, non so a quali partiti si riferiscano. Se parliamo di Forza Nuova andrebbe immediatamente sciolta. Se parliamo di altri gruppi esplicitamente neofascisti vanno sciolti, ma al di là di questo vi sono comportamenti intollerabili in un paese civile. Io ho visto le immagini. Trovare persone che per 3 ore, 4 ore sputano addosso ai poliziotti, provocano i poliziotti, senza che succeda niente. È una cosa, dal mio punto di vista, ormai intollerabile. Queste cose si sono diffuse in Italia perché tutti quanti sanno che alla fine si scherza. Vai 24 ore in questura, ti fermano 24 ore, dopodiché stai di nuovo in mezzo alla strada. In queste condizioni non si difende una democrazia. Vicepresidenza della Commissione, il consigliere arrestato, come lo legge? Ripeto anche a lei che su queste cose non si fanno commenti, si rispettano le iniziative in corso, punto e basta, con grande civiltà possibilmente. Spero che non si ritorni a dover ascoltare le scuse dopo magari 10 anni di una vicenda giudiziaria. Tranquilli tutti quanti. C'è un lavoro che è in corso, grande rispetto, grande serenità e grande fiducia. Punto. Tutto il resto è bene toglierlo di mezzo.